qui del liceo Berto, le classi seconde e le classi quarte di scienze applicate, abbiamo fatto un progetto sull'acqua. Qualche anno fa è stato scoperto che nelle fontane di Mugliano era presente del mercurio. Voi sapete qualcosa? No. Darebbe parecchio fastidio, nel senso che sapendolo non verrai più dall'acqua e dalle palle piccole di Mugliano. Ti sentiresti sicura a bere da esse? Avrei paura, cioè prenderei l'acqua in Bologna. Te ne sai qualcosa? Sì, ho sentito parlare. Ho sentito che praticamente era venuto a contatto con l'acqua, questo mercurio. Infatti anche l'acqua che io bevo dal rubinetto ogni tanto ha un sapore un po' da ferro, roba così. Okay. Preferisco bere l'acqua dalla bottiglia che dal rubinetto perché comunque ha un gusto un po' di ferro. Volevo chiederle che cos'è una falda freatica. Allora, la falda freatica è quella zona di sottosuolo che ospita sia acqua di infiltrazione sia acqua fossile. Cosa può dirci dell'inquinamento delle nostre falde acquifere? L'inquinamento da mercurio delle falde acquifere interessa la zona di Preganziol, Treviso, Casier e Quinto di Treviso. Ma noi usando l'acqua dei rubinetti corriamo qualche rischio? Allora, per coloro che usufruiscono dell'acqua proveniente dall'acquedotto non c'è alcun rischio. Infatti l'acqua è controllata con una frequenza addirittura maggiore rispetto all'acqua che viene venduta in bottiglia. Fermo, guarda che ti conviene bere l'acqua del rubinetto perché è molto più controllata rispetto a questa qui della bottiglietta. Sì, ok, ma questa è più buona. No, ma fidati, quella del rubinetto fa molto meglio alla tua salute rispetto a questa qui della bottiglia. Benvenuti a Botta e Risposta, oggi con noi Miss Bottiglia e Signor Rubinetto. Io vengo dall'alta montagna, sono pura, limpida e sempre a portata di mano. Mentre tu, Rubinetto, sei sempre sporco perché tutti ti toccano. L'igiene non è il tuo forte. Sei di ferro e sei sempre arrugginito. Sprechi l'acqua quando ti lasciano aperto e puzzi. Non è colpa mia, è la noncuranza delle persone che provocano tutto ciò. Tu rimani comunque un rubinetto. Anche se fossi pulito e chiuso, anche se tutti ti usassero con criterio, la tua acqua sarebbe comunque meno pura della mia. Sì, ma l'apparenza inganna. È il tuo contenuto che viene dall'alta montagna, non tu, che vieni da una fabbrica e che con la tua plastica inquini la tua stessa acqua. Basta un po' di caldo e la tua purezza scompare. I pozzi che prelevavano dall'ottava falda, che è una falda contaminata, sono stati chiusi dopo appositi controlli. Per coloro invece che possiedono dei pozzi privati che prelevano dall'ottava falda, in questo caso comunque sottolineiamo che i comuni interessati si stanno mobilitando per estendere e ampliare la rete idrica in modo da rendere accessibile il servizio anche a quelle case che prima invece usufruivano dell'acqua proveniente dai pozzi privati.